Prima giornata di discussione alla Giunta per l'elezione e l'immunità del Senato sulla decadenza di Silvio Berlusconi e primo scontro. Il relatore Andrea Augello ha sottoposto alla Giunta la proposta di sollevare una questione incidentale davanti alla Corte Costituzionale, riferita a 10 diversi profili di legittimità costituzionale della legge Severino, reputati rilevanti e non manifestamente infondati. Augello ha chiesto mandato per redigere l'ordinanza di rimessione alla Consulta, un rinvio pregiudiziale di tipo interpretativo alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, si legge sulla relazione, sulla retroattività o meno della legge Severino. Di fatto non è stata avanzata nessuna proposta. Non ci ha voluto dire, insomma, se vuol considerare decaduto o meno il Cavaliere dal mandato di parlamentare. Una relazione che ha puntato principalmente sulle pregiudiziali e che è stata interpretata da molti come un modo per perdere tempo. Ma noi ci stiamo attenendo al regolamento, c'è un fatto nuovo che oggi abbiamo acquisito alla nostra conoscenza, si tratta di proposte pregiudiziali e quindi non configurabili nelle indicazioni dell'articolo 10, a questo ci siamo dovuti adeguare e quindi dovremo aggiornare. Si pretende di fare in un solo voto per risolvere diverse questioni completamente diverse fra di loro, tra cui il ricorso alla Corte Costituzionale, tra cui quello di sapere in quale sede si può porre il ricorso alla Corte Costituzionale e anche il ricorso per un interpello preventivo alla Corte dei diritti dell'Unione Europea di Lussemburgo. Si vuole votare tutto in un solo voto, dicendo tutto o no o sì. È chiaro l'orientamento che qualcuno ha già deciso, ma molto prima di oggi, di votare no a tutto per arrivare a un voto politico, senza discussione vera e senza neanche prendere seriamente in esame gli argomenti. Noi saremo rigidissimi sull'applicazione del regolamento, che il PDL si ostinava a non volere applicare. Non so per quale motivo, forse lo possiamo immaginare facilmente, rifiutavano di riconoscere dopo quasi 5 ore di discussione che quelle erano questioni pregiudiziali, visto che tale le ha chiamate il relatore e quindi che andavano trattate ai sensi del regolamento del Senato. Quindi articolo 93, discussione e voto. Questa giunta è obbligata, a nostro avviso, alla nostra proposta, a rivolgersi alla Corte di Lussemburgo. Hanno una sospensione addirittura della seduta perché non avevano studiato, gli abbiamo semplicemente risposto che i temi si conoscono da diverse settimane, si stanno studiando, approfondendo, stiamo rispettando i diritti di difesa, leggiamo le memorie e quindi siamo in grado di rispondere.